Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale End & Made. Oggi vi spiegheremo come realizzare il poncho, la maglia poncho che abbiamo visto in anteprima in copertina. Vedete, questo è il punto che realizzeremo. La taglia è unica in quanto il poncho è molto ampio, si può, volendo, come avete visto in fotografia, mettere una cinturina e quindi non c'è bisogno di distinguere le taglie. Vi do un attimo le coordinate per sviluppare questo punto. Iniziamo quindi con una catenella di base che deve essere multiplo di 12 più 5. In particolare io ho avviato 108 catenelle, quindi si parte dalla base del poncho, si arriva su al collo, alle spalle e si continua sul retro fino ad arrivare nuovamente sui fianchi. Quindi abbiamo multiplo di 12 più 5, che nel mio caso corrispondono a circa 80 centimetri di larghezza del poncho. Tenete presente che bisogna iniziare con le 5 maglie alte, ora vi spiego naturalmente la sequenza, ma vi voglio precisare fin da subito che l'inizio del lavoro è contornato da 5 maglie alte e anche la fine dall'altro lato dobbiamo avere le 5 maglie alte. Nello sviluppo di questa sequenza, che è fatta praticamente da 4 giri, 3 giri, in realtà che si ripetono continuamente, dobbiamo fare in modo da avere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonne fatte dalle 5 maglie alte e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonne invece fatte da questo punto operato, e vi spiego perché. Quando arriviamo allo scollo, noi continuiamo ad avere sul laterale, questo è il nostro scollo, abbiamo sul laterale le 5 maglie alte e saltiamo praticamente la lavorazione solo di questo gruppo centrale, che poi viene ripreso quando lo scollo viene finito. Questo è dietro al nostro collo. E riprendiamo la lavorazione della parte del dietro. La metà esatta io ho preferito farla capitare in questo modo, cioè lo scollo viene tutto profondo sul davanti in questo modo, e qua abbiamo il nostro collo, quindi questo scende verso il seno e quindi è uno scollo che viene tutto aperto sul davanti. Detto questo, vi dico quanti giri ho lavorato per avere questo poncho, che poi è lungo circa 65 centimetri sul davanti e naturalmente 65 centimetri sul retro. Io ho lavorato 35 giri fino allo scollo, dopodiché ho lavorato altri 19 giri per fare la parte dove abbiamo lo scollo, lavorando prima un lato e poi l'altro. Quando ho finito 35 più 19, ho ricominciato a lavorare la parte del dietro tutta intera, continuando con altri 54 giri. A questo punto non mi resta che spiegarvi come eseguire il punto operato e in particolare i 3 giri che formano la sequenza del nostro punto. Iniziamo subito. Sul laterale vi metto l'esempio che dobbiamo replicare. Nel mio caso vi ho detto che con questa lana e l'uncinetto 4,5 abbiamo avviato 108 catenelle più 5. Nel mio caso farò una catenella ridotta perché è soltanto un campione dimostrativo. Quindi, una volta avviato il numero di catenelle desiderato, aggiungiamo una, 2 catenelle ed andiamo a lavorare nella quarta, tornando indietro 1, 2, 3 e 4, una maglia alta. Lavoriamo tutto questo giro che rappresenta la base del nostro poncho e che sarà anche ripetuto come ultimo giro alla fine del lavoro dall'altro lato, semplicemente come un giro di contorno a maglia alta. Quindi finiamo questo giro a maglia alta. Finito questo primo giro, fatto solo di maglie alte, giriamo il lavoro facendo 2 catenelle. Dall'altro lato iniziamo a lavorare una maglia alta proprio nel primo punto, quello da dove sbucano le catenelle. Questo perché
dobbiamo riempire, essendo l'elemento di contorno, questo è il laterale del nostro poncho, per non farlo venire scarno, vuoto, dove si vede praticamente al di sotto, noi facciamo la maglia alta dove sbucano le catenelle. Quindi questa è la nostra prima maglia alta, la seconda, fino ad arrivare a 5, terza, quarta e quinta. A questo punto 4 catenelle. Contiamo ora 3 maglie di base, 1, 2, 3 che non vengono lavorate. Nella quarta andiamo a fare una maglia bassa per agganciare le catenelle. Ancora 4 catenelle. Contiamo 1, 2, 3 e nella quarta maglia, filo sull'uncinetto, andiamo a fare una maglia alta. Quindi 5 maglie alte, 4 catenelle. Non lavoriamo 3 maglie di base, agganciamo nel quarto punto con una maglia bassa, rifacciamo 4 catenelle, saltiamo 3 maglie di base e nella quarta andiamo a eseguire una maglia alta. Questa rappresenta la nostra prima maglia alta, ne dobbiamo fare altre 4, quindi dobbiamo creare la seconda colonna fatta da 5 maglie alte. E questa è la numero 5. A partire da questo punto rifacciamo 4 catenelle, saltiamo 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta andiamo ad agganciarci con una maglia bassa. Ancora 1, 2, 3, 4 catenelle, 1, 2, 3 maglie saltate, nella quarta andiamo a fare una maglia alta, quindi direttamente col filo sull'uncinetto entriamo a fare la maglia alta. Finiamo, dopo aver ripetuto questa sequenza per tutte le volte che è necessaria a seconda della lunghezza della nostra catenella, andiamo a chiudere il giro esattamente con 5 maglie alte. Entriamo nell'ultima proprio tra la prima e l'ultima maglia alta. Questo è il nostro primo giro, ovvero il primo giro del punto operato, perché il nostro primo giro è dato da maglie alte. E poi questa è la nostra prima sequenza. Andiamo a fare il secondo giro della sequenza. 2 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, entriamo sempre nel primo punto e facciamo un totale di 5 maglie alte, una in ogni punto successivo. Questa è la nostra quinta maglia alta. Procediamo facendo 2 catenelle. Dove si è creato questo arco con le 4 catenelle, andiamo a fissarci con una maglia bassa e ci agganciamo. 1, 2, 3, 4 catenelle, andiamo all'altro archetto e ci andiamo a fissare con una maglia bassa. 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, andiamo sopra la prima maglia alta e continuiamo la nostra sequenza fatta da 5 maglie alte. 3, 4 e 5. Ma ripetiamo la sequenza. 2 catenelle, ci agganciamo entrando nel primo arco con una maglia bassa. 1, 2, 3, 4 catenelle, ci agganciamo entrando nel secondo arco con una maglia bassa. 1, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia alta sottostante e arriviamo fino alla fine ripetendo questa sequenza. Naturalmente finiremo il giro dall'altro lato con il contorno fatto da 5 maglie alte. Guardate, qui ho le 2 catenelle di avvio del giro e la prima maglia alta che ho fatto proprio all'interno della prima maglia, quindi stanno tutte e due nella prima maglia. Io che faccio? Filo sull'uncinetto, entro al centro tra le catenelle e la maglia alta e chiudo in questo punto l'ultima maglia alta. Secondo giro della nostra sequenza. Filo sull'uncinetto, 2 catenelle, giriamo il lavoro, ancora una maglia alta proprio dentro il primo punto e altre 4. Quinta maglia alta, una sola catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nell'arco fatto da 4 catenelle, quello centrale, questo qui, entriamo dentro e
andiamo ad eseguire 6 maglie alte. Sesta maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, andiamo sopra la prima maglia alta del giro sottostante e andiamo a fare le nostre solite 5 maglie alte che rappresentano l'elemento pieno della nostra serie di colonne. Fatta la quinta maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, andiamo a prendere l'arco centrale, quello grande, e facciamo 6 maglie alte. Una catenella e ci andiamo ad agganciare, filo sull'uncinetto, sulla prima maglia alta, a formare l'ultima colonna dopo che avremo naturalmente eseguito tutte le sequenze. Abbiamo finito il terzo giro, questo, della nostra sequenza. Ricominciamo ora. 2 catenelle, 5 maglie alte, una volta eseguita la quinta maglia alta facciamo 4 catenelle e ci andiamo ad inserire con l'uncinetto. Vi ricordate che qui abbiamo 6 maglie alte tra la terza e la quarta, quindi giusto al centro entriamo e facciamo una maglia bassa. Ancora 4 catenelle, filo sull'uncinetto, facciamo le nostre 5 maglie alte. Fatta la quinta maglia alta, proseguiamo facendo 4 catenelle. Entriamo al centro tra la terza e la quarta maglia alta del giro sottostante facendo una maglia bassa che ci permette di agganciarci. Ancora dall'altro lato altre 4 catenelle, filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere il giro con le nostre 5 maglie alte. Abbiamo finito tutta la nostra sequenza, di fatto ora dobbiamo ricominciare da capo, come vi faccio vedere. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, le solite 5 maglie alte, e se vi ricordate a questo punto, quando abbiamo questi due archi tutti e due importanti, ne dobbiamo fare 3. Quindi facciamo 2 catenelle, entriamo al centro, chiudiamo con la maglia bassa, 1, 2, 3, 4 catenelle, entriamo al centro con una maglia bassa, 1, 2 catenelle e andiamo oltre con le nostre maglie alte. Quindi proseguiremo poi con l'altro giro, che è quello fatto dal riempimento delle 6 maglie alte. A questo punto dobbiamo proseguire per 35 giri fino allo scollo, separatamente per ulteriori 19 giri lavorando il lato destro e il lato sinistro dello scollo, in cui non lavoreremo una sequenza centrale del punto operato, quindi ci fermeremo a lavorare le due colonne come vi ho spiegato prima. Dopodiché lavoriamo 54 giri dall'altro lato tutti pieni per tutta la lunghezza e chiuderemo con un giro finale fatto di maglie alte. Questo è molto semplicemente il procedimento per realizzare questo bellissimo poncio. A questo punto, terminata la spiegazione della nostra sequenza e date le dovute misure, ricordandovi che si tratta di una taglia unica, non mi resta che salutarvi augurandomi come al solito che il video vi sia piaciuto e chiedendovi come al solito di sostenerci con un mi piace, e se vorrete continuare a seguirci anche per i prossimi tutorial che pubblicheremo, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella. Buon divertimento!